11:13. Cultura, cronaca e politica dalla Sicilia. Buongiorno Emanuela Caminiti. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a lei per essere intervenuta. Ci ha incuriosito molto questa storia, la sua storia, perché è chiaramente un'inversione di tendenza rispetto a quello che ci si può aspettare in un periodo soprattutto di crisi economica. Dopo essersi formata a Milano e quindi aver conseguito la laurea alla Bocconi, e lei lavorava lì nel marketing, è tornata dalle nostre parti facendo tra l'altro un doppio passaggio, non soltanto un ritorno, ma ha anche lasciato qui un lavoro in banca, ora ci racconterà lei bene, per avviare una sua impresa artistica. Quindi c'è un doppio passaggio, un doppio percorso. Sì, esatto. Io mi sono occupata sempre di marketing e di pubblicità a Milano, però tornando qui, insomma, ho capito che forse potevo occuparmi anche di qualcosa di creativo, di artistico, che era sempre stata la mia passione, ma fino a quando potevo in qualche modo occuparmi di creatività anche nel mio lavoro tradizionale, diciamo, riuscivo a mettere un attimino a bada questa mia passione. Nel momento in cui invece, lavorando in banca, chiaramente entrando in un ambiente diverso, in un ambiente più tradizionale, più amministrativo, sentivo che insomma questa passione non potevo più tenerla nel cassetto, ma che dovevo darmi una possibilità. E così è stato. Ho iniziato appunto con questa piccolissima attività, è ancora una startup. A ottobre ho iniziato a lavorare l'argilla polimerica, che è una pasta usata moltissimo nelle piccole sculture e nel modellismo, e volevo che fosse la mia base per le mie creazioni, che poi sono gioielli, sostanzialmente pezzi unici, che poi vengono, oltre che modellati e cotti, dipinti a mano, smaltati, e poi viene formato, appunto, montato il gioiello. Emanuela, la sua scelta probabilmente è stata molto ponderata, nel senso che ci immaginiamo che non possa passare poco tempo dal pensare di abbandonare e tornare al poi farlo nella concretezza. Ha avuto dei dubbi, immagino, delle serate, nottate di riflessione? Come è andata e quanto tempo è passato dall'ispirazione, dall'idea, a poi nella concretezza la realizzazione del viaggio di ritorno? Ma dall'ispirazione all'idea in realtà è passato molto poco, credo un mesetto. In realtà da quando sono diventata mamma sono diventata paradossalmente molto più istintiva, e quindi mi sono resa conto che l'insoddisfazione che lavorativamente mi portavo dietro poteva in qualche modo influenzare quella che era la mia vita personale. Vorrei essere un esempio di madre che coraggiosamente ha deciso di essere quello che vuole essere nella vita, e vorrei che mio figlio avesse proprio un esempio di questo tipo, un genitore felice, un genitore comunque soddisfatto, che ha anche abbandonato chiaramente il certo per l'incerto, e un lavoro che, per carità, può essere assolutamente appagante sotto diversi punti di vista, ma che probabilmente non si adattava a me al 100%, ecco. E quali sono state le reazioni intorno a lei, non tanto dei parenti o dei suoi affetti, che certamente l'avranno supportata, quanto invece dell'ambiente, anzi dei due ambienti lavorativi che ha lasciato convintamente, mi sembra di capire, sia quello di Milano, quindi quello bancario? Quali sono stati i feedback da questo punto di vista? Ma inizialmente i miei colleghi chiaramente mi hanno preso per pazza, soprattutto quando da Milano ho deciso di tornare in Sicilia. E loro poi sono stati molto, cioè, contenti chiaramente da una parte, e consapevoli del fatto che probabilmente la mia carriera avrebbe avuto una battuta d'arresto dal punto di vista del marketing. Effettivamente è stato così, nel senso che ho deciso di cambiare totalmente settore, perché qua in zona non ero riuscita in qualche modo a trovare una realtà che mi appagasse. Però
sono state delle esperienze, anche l'esperienza bancaria è stata un'esperienza positiva, perché io, avendo un background comunque di tipo economico, riesco in qualche modo a fare tesoro un po' anche degli insegnamenti della banca, per cui come dicono i miei ex colleghi, i miei colleghi di adesso, insomma le persone con cui sto collaborando, mi fanno notare che le mie doppie anime, quella economica e quella creativa, riescono in qualche modo a far sì che io possa supportarmi in qualche modo in maniera abbastanza concreta. Ovviamente è ancora presto per parlare di un come dire, di una vittoria, però insomma l'inizio è stato bello, io sono molto contenta e quindi penso di aver fatto la scelta giusta. Sarà ancora presto però a Taormina, a Palermo, se abbiamo saputo bene, penso proprio di sì, ci sono già delle sue creazioni in vetrine di un certo rilievo, quindi probabilmente sarà anche riuscita già ad avere qualche soddisfazione e forse avrà anche fatto cambiare idea a qualcuno delle sue colleghe, dei suoi colleghi, che era un po' più scettico su questo passaggio. Sì, sì, sicuramente sono tutti molto contenti e ho ricevuto, soprattutto dopo l'articolo di Balarm dell'altro giorno, ho ricevuto tantissimi messaggi e tantissimo supporto, ringrazio veramente tutti e spero con la mia creatività di poter in qualche modo dare un contributo anche a persone che possono avere una storia simile e che magari non hanno ancora avuto il coraggio di fare questo cambiamento. Ecco, quello che le chiedo, e infatti mi ha fatto un assist perfetto, perché in questi casi si chiede sempre al giornalista, all'imprenditrice, all'ingegnere, come si fa a fare il passo, come trovare il coraggio per lasciare una cosa per un'altra, soprattutto quando quella precedente, quella in cui si era e si stava verosimilmente comodi, viene abbandonata per una cosa che invece è un po' più aleatoria e magari avventurosa, come può essere vista nel suo caso? Ecco, qual è il suo consiglio? Domanda classica ma doverosa. Beh, la paura all'inizio è stata tanta. Il mio consiglio è quello di cercare di riflettere, chiaramente in maniera ponderata, e avere delle risorse per fare fronte a un periodo che può essere sempre dubbio all'inizio. È un periodo iniziale di investimento, di startup, per cui ci sono magari dei costi da affrontare. Io ho fatto tutto in economia, tra virgolette, perché lavoro ancora da casa, perché ho cercato magari dell'attrezzatura di seconda mano, mi sono un po' arrangiata e molte cose le ho fatte da sole perché le sapevo fare, come l'e-commerce, il sito web, i contenuti social, i video. Insomma, mi portavo proprio dietro, chiaramente, tutti questi anni nel marketing digitale, però bisogna un attimino guardarsi dentro, darsi una possibilità, soprattutto nel momento in cui attorno a te le persone che ti sono più vicine, che ti amano, percepiscono che magari non sei al 100%, e quindi darsi una possibilità sempre, provarci, perché poi il rimpianto di non aver fatto qualcosa penso che possa essere ancora più doloroso. Ed è una storia interessante, una storia di una persona, di un'imprenditrice, artista siciliana, che ci piaceva raccontare su Radio Taormina. Grazie Emanuela Caminiti e in bocca al lupo. Grazie mille, vive al lupo.